in una delle nostre solite e consuete dirette, le nostre interviste del martedì. Per questa settimana spostate leggermente di un giorno, oggi è mercoledì. E qui presente il sottoscritto Giulio Gezzi, dall'altra parte le solite presentazioni alla regia Mattia Mingione, il regista che tutto vede e tutto tocca, dall'altra parte in redazione invece Andrea Buzzao alla moderazione della chat e Nicolò Masini, il nostro producer nonché art director. Ma ovviamente oggi non mi intervisterò da solo perché abbiamo un ospite, uno dei grandi ospiti di Atleta News. Con noi c'è Martina Caramignoli in collegamento dalla sua macchina. Ciao Marti. Ecco, allora oggi lo diciamo subito a chi ci segue, che poi su Twitch, Martina, devi sapere, la qualità conta molto. E Martina è imbottigliata nel traffico, perché non è che stiamo qui a pettinare le bambole, ad asciugare gli scogli. Martina era giustamente al suo allenamento, e dall'allenamento a casa c'è tutto un mare di traffico, vero Marti? Sì, verissimo. Però questa è la dura vita dell'atleta, è la dura vita di un atleta. E atleta, andiamo a spiegarlo un po' meglio, di nuoto, e non una specialità qualsiasi del nuoto, ma il nuoto di fondo. Martina, vuoi spiegarci un po' meglio di cosa si tratta questa specialità e qual è la tua specialità, perché poi so che ci sono, si distinguono, no? 800 e 1500. Sì, io faccio 800 e 1500, diciamo che sento più come gara mia il 1500, ed è la gara più lunga che si fa in piscina, altrimenti dopo si passa al nuoto in acque libere. E sono due specialità che richiedono davvero tanto allenamento, non che le altre distanze non lo richiedano assolutamente, però poi io sono una che più nuota e meglio va, quindi sono una che macina chilometri su chilometri. Più nuota e meglio va in che senso? Cioè in sì. Una singola gara o hai bisogno di tanto allenamento? Cioè non ho bisogno prima di una gara di fare tanto scarico. Cioè io mi spiego meglio, faccio una media di 75-80 km a settimana divisi in 10 sedute di allenamento, quindi 7,5-8 km a seduta, e prima di una gara ne faccio massimo 6-6,5, non ne faccio di meno, ecco, sono una che deve sempre nuotare tanto. Che poi insomma sono nuotarelle così, no? Da fino alla boa e ritorno, come si dice. Per avere un'idea, darci un'idea, 800 metri in piscina, quante vasche stiamo parlando? Nella vasca olimpica da 50 metri 16 vasche. Sono 16 vasche. E 5,30. Ovviamente. Una domanda ti faccio subito, visto che l'hai introdotta tu. Invece, differenza tra piscina e acque libere. Vabbè, ovviamente sono evidenti, ma per una nuotatrice qual è la differenza? Ma diciamo, io mi sono affacciata al mondo del nuoto in acque libere nel 2017, ho fatto il mondiale a Budapest al lago Balaton. Diciamo che adesso molti nuotatori di queste distanze, 800 e 1500, si stanno affacciando al nuoto in acque libere. L'allenamento non cambia molto, perché comunque sono sempre tanti chilometri. Cambia un po' la gara, perché è più tattica, diciamo, lo sport in acque libere. È tutto dritto, non ci sono virate. Fatichi anche di meno, quindi è più, diciamo, uno sport tattico che a differenza del nuoto.
Ok, quindi si fa più tattica, c'è cioè un po' più didattica anche perché non ci sono corsie, no? Anche quindi si nuota tutti un Bravo. po' nella stessa vasca, passami un po' un Quindi po' sono anche molti, molti fattori esterni, cioè anche magari la temperatura dell'acqua, magari trovi il mare un po' mosso, quindi anche questi fattori possono influire. Invece la Certo, piscina è certo. quella e la tua corsia e basta. Chiaramente, chiaramente. Ma ecco, tu poi perché hai scelto di rimanere in piscina in qualche modo? Allora, il nuoto in acque libere mi piace, mi è sempre piaciuto a me sin da piccolina, però boh, il nuoto mi regala quelle sensazioni, cioè il 1500 mi regala quella sensazione che non ho mai provato in nessun'altra gara, cioè non saprei spiegarti bene a parole, sono sensazioni proprio che provo quando gareggio nei 1500. Ah, proprio Per nei questo poi ho 1500. sì, la mia gara, la gara che amo di più sono i 1500 stile. Allora, senti, mi viene sempre una curiosità quando parliamo poi con atleti di tutto livello, perché ricordiamolo, noi qua ad Atleta News abbiamo intervistato tanti atleti, tanti sportivi, e-sportivi anche perché abbiamo parlato spesso e volentieri di player, giocatori di videogiochi, sempre facendo un po' un raffronto con degli atleti, gente che guadagna anche professionisti e quant'altro, però poi quando ci si trova di fronte a un atleta olimpionico o che comunque si qualifica per quella che è la manifestazione sportiva internazionale più grande in assoluto, più importante in assoluto di qualsiasi sport, c'è sempre una certa emozione, una certa ammirazione anche, questo va detto, e poi soprattutto una curiosità. Cercare di entrare nella testa dell'atleta, no? E quindi immaginarsi quali possono essere i pensieri di un atleta che si è fatto 4 anni di allenamenti, di gare per arrivare alle Olimpiadi e poi 5, questa è brava, grazie, questa edizione è 5 anni, e tutto per quei pochi minuti di gara. E quei parecchi metri di piscina e di corsia. Cosa succede dentro la testa di un atleta in quella situazione? Cosa ti aspetti che possa succedere nella tua testa quando sarai in quella piscina? Il suo pensiero mi viene un po', naturalmente un po' di agitazione. È la mia prima Olimpiade e come hai detto tu è la manifestazione più importante. Io l'ho sognata veramente per tantissimi anni, mi sono rimessa in gioco proprio per questo, per realizzare questo sogno che avevo sin da bambina. E penso che negli anni, avendo fatto davvero tante manifestazioni internazionali, ho maturato molta esperienza e molta consapevolezza di me stessa. Quindi quando entrerò nella piscina di Tokyo spero di dare come sempre il 101%, di stare il più tranquilla possibile, naturalmente di godermi ogni momento, ogni singolo istante della gara, perché sono sicurissima che questi momenti non torneranno mai più. No, chiaramente sono principalmente, immagino, momenti personali anche molto importanti, ma poi dietro di te avrai tutta una nazione a spingerti a creare un po' di onde, a spingerti in quella piscina, ed è indubbiamente uno stimolo in più. Senti Marti, l'hai accennato tu adesso, classe 1991, quindi siamo
Li abbiamo scavallati già? No, li ho appena fatti. Ah, tu li hai appena fatti? Perfetto. Io, sì. Io ti ho passato da un po', però tu sei fresca. Sei fresca dei 30 anni. Esatto. Una freschissima trentenne che si affaccia a un'Olimpiade. E soprattutto in ambito nuotatorio, diciamo, un'età un po' già avanzata, lo possiamo dire? O ti senti ancora una ragazzina? No, no. Allora, sicuramente non è un'età facile per il nuoto, nel senso che comunque a 30 anni c'è gente che decide di lasciare. Però io ho avuto un periodo buio della mia carriera, quindi mi sono presa quasi un anno di pausa. E forse quell'anno di pausa mi ha, come dire, rigenerato e mi ha dato la forza per affrontare questi 3 anni al massimo. Però dentro mi sento ancora una ragazzina, quindi ho voglia ancora di nuotare, di gareggiare, mi diverto. Quindi quando poi questo non sarà più un divertimento, appenderò il costume al chiodo. Ecco, questo è forse l'elemento fondamentale, il divertimento, e perché va fatto anche un po' una descrizione per togliere un po' di equivoci, nel senso, Martina, tu sei una nuotatrice delle Fiamme Oro, giusto? Yeah. E in forza all'Aurelia Nuoto, che è una società romana. Bravissima. E a 30 anni fare l'atleta di nuoto, che vuol dire non essere un calciatore trentenne, no? E non si hanno in realtà tanti stimoli se non quello della passione, del divertimento e dell'agonismo, ovviamente, la voglia di primeggiare. E cosa succede quindi, l'hai detto tu stessa, l'anno sabbatico che ti sei presa, cosa succede quando bisogna invece ricaricare queste pile, ricaricare queste ambizioni, questa voglia di mettersi in gioco? Beh, gli stimoli comunque ti correggo, nel senso che io gli stimoli me li cerco da sola, me li creo da sola dandomi ogni giorno nuovi obiettivi. Quindi la mattina mi alzo e penso sempre a quello che sarà il dopo Tokyo, il dopo una gara importante. Quindi mi creo sempre nuovi obiettivi. Poi sono, come ho detto prima, sono una che macina tanti chilometri e da sola. Quindi non è facile. Il nuoto, diciamo che è uno sport molto noioso rispetto agli altri sport, perché nuotando da soli sei te e la linea blu sott'acqua. Però, come ho detto, penso che io la mattina mi sveglio e ho voglia di andarmi ad allenare, ho voglia di dare sempre il 101%. Quando questo non accadrà più, penso che sarà arrivata l'ora di smettere. Però penso anche che il periodo a casa, quel periodo sabbatico, mi ha fatto ricaricare le pile. Perché io penso sempre che se non ci fosse stato quel periodo, forse ad oggi non sarei qui a 30 anni ad affrontare la mia prima Olimpiade. Beh, questo sicuramente ti fa onore e merito, ed è ammirevole, perché non solo la consapevolezza di doversi fermare per motivi personali, professionali, la qualsiasi, però poi anche rimettersi in gioco. Quando io sono tornata a casa che avevo smesso, cioè diciamo sì, perché non mi allenavo più, era proprio perché non avevo più voglia di allenarmi, mi pesava il fatto di fare allenamento e non avevo più stimoli, cioè nuotavo perché dovevo nuotare e questo non mi piaceva più. Beh, sì, è un lavoro, perché io faccio parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, però prima che un lavoro deve essere un piacere. No, esatto, prima di essere un lavoro rimane uno sport e rimane sicuramente una passione. Sì.
Senti, questioni invece appunto più societaria di allenamento, le Fiamme Oro ovviamente sono la squadra sportiva militare che ti ha accolto e come tanti tuoi colleghi ti sostiene negli allenamenti, nelle gare. E poi c'è anche l'Aurelia Nuoto, proprio la società romana con cui sei tesserata, che in qualche modo ha puntato tantissimo sui nuotatori italiani e sui nuotatori olimpionici. E che aria si respira in quel gruppetto? Perché insomma è un bel gruppetto, bello nutrito. Sì, diciamo che io sono Aurelia da quando sono piccola, nel senso il mio primo tesseramento è stato all'Aurelia Nuoto, quindi sono un po' una veterana. E adesso diciamo che bazzico un po' meno quelle piscine, perché comunque essendo grande, avendo anche un'altra vita, non ci vado molto, però mi sono sempre vicini, nel senso che se ho bisogno di qualcosa loro ci sono. Nel mio momento buio mi sono stati vicini, quindi anche loro per questo li ringrazio. Però ecco, sono come le Fiamme Oro, sono per me una seconda famiglia loro. Beh, questo è una cosa che poi devo dire accomuna tantissimi atleti che abbiamo intervistato, abbiamo sentito l'importanza di avere un sostegno come quello dei gruppi militari sportivi o quello delle società, insomma. E una società poi che fa una scelta importante, ovvero fa la scelta di puntare anche in certo senso anche economicamente su atleti italiani, atleti olimpionici, atleti di uno sport che sicuramente all'interno nell'ambito olimpico è fondamentale, è uno degli sport principali, che però non ha la stessa risonanza mediatica, di comunicazione di tanti altri sport. Questo per te, da nuotatrice anche di una certa esperienza, che cosa vuol dire e che cosa può rappresentare per il futuro del nuoto italiano? Ma guarda, come hai detto te, diciamo che il nuoto non è uno sport in cui abbiamo molta visibilità rispetto ad altri sport. Se dovevo guadagnare con il nuoto, a quest'ora avrei già smesso da un bel pezzo. Però si va avanti, cioè nel senso si va avanti grazie a tutto, come hai detto te, all'appoggio delle società, dei gruppi militari. Però penso che anche se non ci fossero state loro, avrei comunque investito tutta me stessa nel nuoto, perché penso che qualsiasi altra cosa non ti dia le emozioni, le gioie che provi quando magari sali su un podio. Sono emozioni che secondo me non provi nella vita di tutti i giorni. No, ti assicuro di no, perché no. Nella vita di tutti i giorni non capita di essere in una piscina di una Olimpiade, quindi questo è importante che ve ne rendiate conto, ma mi riferisco a te, ma a tutti gli atleti che poi avranno l'onere e l'onore di portare il tricolore a Tokyo, siete in un contesto importante, cioè nel senso non è che capita proprio tutti i giorni, ogni tanto capita una... Capita neanche a tutti di andare alle Olimpiadi, quindi... Esatto, cioè va sempre ricordato che per ogni atleta che arriva alle Olimpiadi, arriva a portare in qualche modo i colori della nazionale in un contesto olimpico, ce ne sono tanti altri, ma tanti altri che ci hanno provato, ci sono arrivati vicini, alcuni hanno fallito, altri invece stanno lì a sostenere i propri compagni. Senti, io passo un attimo alle domande che ci arrivano dalla chat. Okay. Intanto Mario ti chiede se con quelle unghie ci nuoti. Certo, e se è una tattica, aggiungo io.
Ma no, le ho sempre tenute lunghe, diciamo che sono un po' il mio portafortuna, nel senso che Ah, prima ecco. delle gare le faccio sempre tutte particolari, quindi no, non aiuto, magari se aiutassero le farei lunghissime. Le unghie palmate ci vorrebbero al limite. magari. Vabbè, quindi ma ci puoi spoilerare già qualcosa sul tuo sulla tua manicure di Tokyo? No, no. No. Sarà una Le sorpresa. vedo, poi le vedrete. Vabbè, certo, chiaramente, chiaramente. Beh, comunque, Mario, segnatela questa, stai attento alle unghie di Martina perché a Poi mi Tokyo. seguirai sui social. Seguite Martina Caramignoli su Instagram, che oltretutto è marticara, così con la Y, per vedere la manicure pre-Tokyo e come si presenterà ai blocchi della piscina olimpica. E un'altra cosa, invece Vischio, che è il nostro moderatore, nonché il nostro redattore per Atleta News, va più sul tecnico, più sullo specifico. Andando già proprio oltre Tokyo, lui vorrebbe sapere cosa, se hai già in mente un obiettivo, l'hai detto tu stessa, dopo Tokyo. Sì, dopo Tokyo mi prenderò forse 2 settimane di vacanza, perché poi ci saranno gli europei di vasca corta, mondiali di vasca corta, e il prossimo anno ci saranno i mondiali e poi ci sarà il fantastico europeo a Roma, dove vorrei mancare. Lì a Roma, nella piscina del Foro Italico, io ho esordito nel 2009 con la mia prima nazionale assoluta, quindi l'obiettivo è quello. Quindi gli obiettivi sono segnati per buona pace di Vischio, che voleva poi sapere se avevi già un'idea per quando avresti appeso il costume al chiodo, però per adesso non se ne parla, ho capito bene. No, adesso no. L'obiettivo è quello, spero, di riuscirci. Poi magari non so se il fisico o la testa reggeranno, ma mi piacerebbe arrivare a Parigi 2024, che comunque non manca tantissimo, 3 anni. Però vado anno Dici per ormai. anno. Dici, Sarà ormai si sono combinata con la portati mia matura avanti. età. Va bene, chiaro, chiaro. Noi ovviamente ce l'auguriamo di tutto cuore, intanto di vederti a Tokyo, poi di poterti vedere a Roma e chissà se non di poter essere presenti lì. Un'altra curiosità invece che avevo io, per quanto riguarda proprio la preparazione olimpica della tua gara, c'è qualcosa di particolare che stai facendo, anche al di là dell'allenamento, no? Non so, un'immersione psicologica nell'affrontare una No. gara del genere, quali sono i problemi di Martina Caramignoli al di là di quelli atletici? In un Ma contesto sportivo, guarda, ovviamente, poi dei tuoi problemi. no, no, le affronto in modo veramente molto tranquillo. Ho la fortuna di avere il mio allenatore che è anche il mio compagno di vita, quindi su questo veramente mi sento molto fortunata, perché comunque ho sempre una spalla pronta su cui appoggiarmi. È stato un ex nuotatore anche lui, quindi sa cosa dirmi al momento giusto, sa come tirarmi su magari quando sono un po' giù, quindi su questo veramente mi ritengo fortunatissima. Chi è il tuo allenatore, solo per non fare figuracce? Germano, Intanto Germano Proietti. salutiamo Germano Salutiamolo. Proietti, lo ringraziamo innanzitutto perché a questo punto lo possiamo ritenere uno dei maggiori artefici della tua qualificazione, insomma. Te in primis, Sì. Io perché sei tu la prima, però poi l'allenatore. spero. L'allenatore va sempre citato, va sempre trattato con i guanti, ovviamente. A questo punto l'altra domanda si lega perfettamente perché la gara mi sembra sia il 28 luglio, se non sbaglio, 28 o 29? Come? Il 26 luglio, avevo sbagliato di poco.
E quindi intanto segnatevi la data, il 26 luglio, per le gare di nuoto di fondo. Ma sappiamo tutti dei problemi relativi al Covid che hanno assillato, continueranno a assillare la manifestazione olimpica, il che vuol dire anche poco pubblico. Il calore sicuramente non ti mancherà, ma chi ci sarà lì con te in gara? Ma sicuramente porterò con me sul blocchetto il mio allenatore, la mia famiglia, mio fratello, mio nipote, tutti. Dispiace perché speravo di viverla un po' meglio la mia prima Olimpiade, nel senso che anche nel villaggio poter girare, poter vedere altri sport sarebbe stato magnifico. Però con queste restrizioni va bene così, l'importante è che si parte per Tokyo, perché io fino a quando non metterò piede sull'aereo che volerà a Tokyo ancora non ci credo. Ancora non sarai, esatto. Beh, diciamo che quest'anno più di sempre il motto famoso, l'importante è partecipare, vale più di qualsiasi altra edizione, insomma. Ti assicuro che non sei l'unica, anzi, parto dal presupposto che lo siano tutti, ansiosi di salire su quell'aereo. Guarda, dopo l'anno scorso veramente ho pensato, ho detto le Olimpiadi non sono per me, non devo partecipare, perché per una volta che mi ero qualificata dopo 8 anni di sacrifici, Olimpiadi rimandate, pandemia, ho detto non ci voglio credere, guarda, cioè mi sembrava tipo un film. Va bene, comunque teniamo ancora le dita incrociate, anche se ormai il pericolo dovrebbe essere scampato, ma non si sa mai. E comunque sì, un anno veramente terribile per mille aspetti ovviamente, ma dal punto di vista sportivo per un atleta, cosa vuol dire aspettare ancora un anno, un altro anno, prima di arrivare finalmente al giorno della gara olimpica? Tanto, nel senso che l'anno scorso siamo stati fermi tanto durante la pandemia, anche il non poter gareggiare, il non poter testarsi per vedere la condizione, per vedere il programma di allenamento come stava andando, è stato difficile. Un anno in più al suo lato negativo e positivo, nel senso positivo perché comunque hai un anno in più per prepararti, non solo noi ma anche tutti gli altri. Un anno in più nel senso negativo vuol dire che io ho un anno in più e quindi sono più vecchia rispetto alle altre, no scherzo, però vuol dire, ecco, in un anno abbiamo avuto modo di prepararci forse ancora meglio rispetto al 2020, quindi mi ritengo ancora più pronta e più matura. Questo sicuramente è... Questo sicuramente è vero, come è vero anche che anche gli altri si sono allenati un anno di più, anche gli altri sono invecchiati di un anno, perché questo va detto, insomma, non è che fai 30 anni solo tu. Solo io! Esatto, il tempo passa per tutti. Però a proposito di questo, chi sono le nuotatrici che più temi in qualche modo in vasca e quali quelle con cui invece non vedi l'ora di confrontarti? Nessuna, non vedo l'ora di confrontarmi con tutte, comunque ci sono atlete veramente molto forti nella mia gara, una ce l'ho in casa con cui ogni tanto condivido gli allenamenti, che è Simona Quadarella. Però vorrei confrontarmi con tutte a livello mondiale, poi una volta che saliremo sul blocchetto lì si partirà tutte insieme, tutte alla pari, quindi poi una volta entrate in acqua lì ci giocheremo tutto. Però non partecipo a un campionato del mondo con avversari mondiali dal 2015, quindi è bello rincontrare tutte le avversarie.
Beh, sarà sicuramente bello intanto vedervi là. L'hai citata tu giustamente, Simona, che sarà l'altra italiana in vasca olimpica. Ritrovare le colleghe, tra virgolette, avversarie. Perché va detto anche questo, cioè il nuoto è un po' un piccolo mondo nel mondo, no? Poi penso che nelle varie specialità lo sia ancora di più. Se hai avuto modo di sentire voci dall'ambiente, com'è la sensazione alla vigilia, insomma, di una gara così importante che viene rimandata da così tanto tempo? Cioè, le nuotatrici come sono? Come siete? Cioè, tu sei fomentatissima, e questo l'abbiamo ormai capito in questa prima mezz'oretta. Le altre? Beh, penso anche le altre, comunque è un'Olimpiade molto attesa, quindi penso che tutti abbiano voglia di gareggiare, tutti siano a 3.000 come lo sono io. Mi sembra giusto, mi sembra anche doveroso. Ci sorprenderemmo del contrario, nel senso, appunto, lo dicevamo all'inizio, per un atleta, cosa c'è più di un'Olimpiade, insomma, no? Perché in questi 2 anni veramente si è gareggiato pochissimo, veramente, veramente poco. Sì, abbiamo visto poche gare, abbiamo visto pochi atleti, e in qualche modo questo ha reso più difficile un po' il passare di questo anno, no? In qualche modo ce l'ha reso più lento, ecco. Bravo. Ma proprio a livello da sportiva, tralasciamo un secondo l'aspetto agonistico. Quanto è importante secondo te l'Olimpiade proprio come manifestazione? Anche durante quest'anno tante sono state le voci che auspicavano quasi all'annullamento, La cancellazione la addirittura. cancellazione delle Olimpiadi. Esatto, mani in faccia. Beh, se le cancellavano veramente, non lo so, mi buttavo, l'ho sempre detto, se le cancellano vado a Ponte Milvio e mi butto di sotto dal ponte. Che Perché non poi, era insomma, da Ponte possibile. Milvio tu ti saresti potuta lanciare, e comunque, insomma, non sarebbe stato tanto strano arrivare a Ostia, perché Arrivava a Tokyo. no, beh, a Tokyo magari no, però già a Ostia ci potevi arrivare, dai, da Ponte Milvio. No, però dicevo, anche a livello proprio di cultura sportiva, avvicinare i giovani agli sport, a quegli sport soprattutto che poi non siamo abituati a vedere tutti i giorni in televisione durante l'anno. Le Olimpiadi fanno tanto anche per questo, no? Avvicinare i giovani agli sport, soprattutto a uno sport, l'hai detto tu, noioso, come può essere il nuoto, no? Quindi quali sono gli stimoli per un ragazzo, un bambino che si ritrova in piscina e per cercare di diventare un nuotatore agonista, olimpionico, addirittura? Beh, secondo me ogni sport comunque richiede dedizione, sacrificio, molte, molte rinunce. E vedo un po' i giovani d'oggi che si affacciano al mondo dello sport e devo dire che non sono proprio pronti al sacrificio, alle rinunce, quindi li vedo un po' più rispetto a... Io guardo la mia età, rispetto alla mia fascia d'età. Comunque, cioè, io ho rinunciato veramente a tantissime cose, alla cosa più banale, ad uscire il sabato sera con gli amici, perché la domenica magari avevo una gara o fare allenamento.
I giovani d'oggi invece, se, cioè, per quello che riesco a vedere io, preferiscono magari saltare l'allenamento per uscire con gli amici. Quindi secondo me, appunto come ho detto all'inizio, le gioie che ti regala lo sport non te le regala la vita normale. Quindi un consiglio che posso dare ai giovani è quello di affacciarsi allo sport, qualsiasi sport, però di farlo veramente con passione e sacrificio e molta molta dedizione. Beh, fa un po' strano sentirti parlare dei giovani d'oggi, mi fa sentire vecchio a me in primis, quindi ti prego di non farlo più, okay. però devo dire che non sei la prima che ci trasmette in qualche modo queste sensazioni, al netto del fatto che lo sport rimane un'attività in cui c'è un elemento di sacrificio, ci deve essere un elemento di passione assoluta, però per andare avanti, per arrivare a essere un nuotatore olimpionico, come un calciatore professionista o un pro player di un qualche videogioco, l'elemento di sacrificio ci deve essere, perché se sostanzialmente si dedica la propria vita ad altro, no? Anche perché non si riesce a nuotare 1500 metri in piscina in una stessa gara. Questo va chiarito, cioè chiariamolo, nessuno entra in acqua e si fa 1500 metri, credo. 1500 metri, nessuno. Quindi se non c'è, come nessuno prende una tastiera, un mouse e diventa un campione di League of Legends, come nessuno prende un pallone e lo infila nel set tutte le volte che lo calcia. Quindi questo magari fosse così, tante volte sembra anche quasi un'ovvietà, sembra un concetto trito e ritrito che a noi poi piace ripetere a pappardella, ma in realtà non è così. Quando uno vuole parlare poi della verità, della realtà, la vuole trasmettere, ci sono degli elementi che sono veri e reali. E a 30 anni quali sono i sacrifici di un atleta? Usciresti ancora il sabato sera con gli amici, per esempio? Allora, partiamo dal presupposto che non sono una molto che ama la vita mondana, nel senso non sono mai stata una che andava in discoteca la sera, che ritornava alle 5, 6 del mattino. Però il sacrificio più grande che ho fatto è stato quello di andare via di casa a 14 anni, di lasciare la mia famiglia, di vederla poco. Il sacrificio più grande che ho fatto quest'anno è stato, mi è nato mio nipote, è stato vederlo tre volte forse, da quando è nato, adesso compirà un anno, è stato vedere poco i miei nonni, è stato, io non sono di Roma, sono di Rieti, è stato tornare a casa a Rieti solo una volta per Natale, è stato vedere i miei genitori e mio fratello due o tre volte, è stato, questo per me è un sacrificio, ma lo rifarei, cioè rifarei tutto, quindi non mi pesa assolutamente, ne soffro un po' dentro, però forse ne soffro più adesso che sono più grande, perché magari sono più consapevole, magari prima dicevo vabbè dai, poi avrò modo di vedere i miei amici, i miei genitori, però ecco, lo rifarei altre 100.000 volte tutto questo. Anche perché a 14 anni ti trasferisci a Roma e ti manca la famiglia, non ci crede nessuno, possiamo dirlo? No, sto scherzando, ovviamente. Poi diciamo che però a 14 anni è un conto, a 30 è un altro, no? Sì, appunto. Però anche le rinunce che facevo prima erano andare magari alla gita di scuola, perché non potevo perdere 4 giorni di allenamento, magari i miei compagni di scuola non capivano, però io di questo non ne soffrivo, però comunque sono state rinunce che, ti ripeto, i giovani d'oggi non so se farebbero queste rinunce. Beh, noi ci auguriamo di sì, in realtà, perché ci auguriamo io anche, è vero. Ci auguriamo che poi gli atleti
italiani, non perché non per insomma cose da sovranisti o cose del genere, ma perché lo sport ci piace, siamo degli sportivi, siamo degli appassionati e vedere il tricolore verde, bianco e rosso che si ha innalza più di tutti Bello. gli altri è una sensazione che insomma non poca roba ti dà così. Bello, bello. È una sensazione bella per chi lo tira su, la tira su quella bandiera, è una sensazione bella per chi vede da casa le Bravo. imprese. Quindi ci auguriamo che gli atleti italiani siano sempre nuovi, giovani, ci sia un ricambio continuo. Ricambio. Ah, Vischio chiede il tuo tempo libero invece, se esiste a questo punto del tempo libero, e come lo passi, cioè guardi il nuoto? No, non No. Beh, tempo libero è praticamente il sabato pomeriggio e la domenica, quindi ma esco, magari vado a fare una passeggiata, amo fare shopping proprio come qualsiasi donna d'altronde, quindi il sabato e la domenica fosse per me mi rinchiuderei in un centro commerciale e starei lì H24. Però niente di che, mi riposo. Nel mio tempo libero in questo anno mi sono riposata perché ne avevo veramente bisogno. Beh, anche perché penso che veramente per una nuotatrice, poi di una specialità dura come la tua, insomma, un po' di riposo sia anche doveroso, che sia poi al centro commerciale, al mare, in piscina con il ragazzo tuo invece che con l'allenatore, sia tanto di guadagnato. Senti, ecco, questo punto è curioso, al di là del gossip, ovviamente, però non è una cosa inusuale poi sentire di rapporti sentimentali, emotivi anche con il proprio allenatore o allenatrice, però come si vive? Com'è? Perché io ho avuto degli allenatori anche di nuoto e non mi dicevano cose belle, sinceramente. All'inizio non è stato facile, nel senso che comunque le cose personali magari a volte le riportavi anche durante gli allenamenti. Questo è stato un po' il primo periodo, poi abbiamo trovato il nostro equilibrio, adesso va veramente bene. Cioè, nel senso, a casa siamo fidanzati, in piscina siamo allenatore-atleta. Mi tratta come tutti gli altri, anzi, forse anche peggio, perché se mi deve strillare, mi strilla anche di brutto, quindi. Chiaramente, chiaramente, però magari questo è il bene, questo è... Sì, questo mi aiuta. Va bene, sicuramente ti tiene rilassata, insomma, sei tranquilla, sei a tuo agio. Molto. Mi hai detto lo porterai a Tokyo, no? Quindi l'allenatore ci potrà stare lì ai blocchi? No, 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 neanche l'allenatore. niente, perché purtroppo non è stato convocato, quindi io partirò da sola il 12, 12 luglio partirò da sola. Vabbè, Va bene, va bene. lo Lo porto so, con me comunque. è un'amarezza che ci porteremo dietro questa edizione, però è così, No, vabbè, ormai. ce la dobbiamo tenere così. Sarete comunque in contatto, immagino, Sì. ci sarà l'augurio pre-gara, se si usa, non lo so. Sì, vabbè, ma tanto comunque nel senso sono abituata anche adesso agli europei di Budapest, lui era a casa, quindi questo per fortuna, cioè, un po' mi pesa, ma un po' no, sono abituata, ecco. Beh, di sicuro in quanto autonomia o al rimanere da sola e con le orecchie ovattate dovresti essere abbastanza esperta, insomma. Averlo lì sarebbe
sarebbe tutta un'altra cosa, però lo so. Dalla vita un po' vuole tutto. Mi piace la tua filosofia, mi piace la tua filosofia. Anche se la vita a sto giro ce l'ha data proprio pesante. Ah, va bene. Vischio ormai è partito per la tangente, è iniziato a spararne di ogni cosa. Dice, potresti disegnare la sua faccia sulle unghie per averlo sempre... Potrebbe essere uno spoiler... No, non sarà una cosa così banale, Vischio. Sarà una sorpresa che dobbiamo tenerci. Senti, io, Marti, io chiuderei con una domanda che forse è difficile, ma mi sono andato a vedere che all'Italia, in realtà, in una manifestazione olimpica di nuoto di fondo, mancherebbe una sola medaglia. Sì, il 1500 è stato inserito adesso. Ah, perché il 1500 è recente. Chiudiamo con un'altra domanda. Beh, no, rimane la stessa domanda in realtà, perché tu volevi svignartela, però no, non è così. A maggior ragione se il 1500 è stato inserito... Ma proprio a Tokyo, scusa, è proprio l'ignoranza questa, l'ignoranza. A Rio 2016 non c'era solo l'800 stile e il 1500 stile maschi. Adesso hanno inserito 800 stile maschi e 1500 stile femmine. Ah, ok, perfetto. Quindi, vedi, questo è un elemento che mi porti tu adesso, quindi sarai anche in un certo senso un apripista. Sarete, anzi, te e Simona. Sì, io e Simona. Poi saremo, quindi... penso, proprio le prime due a rappresentare, perché se non sbaglio, nessuno, nel 2008 c'era solo, non vorrei sbagliarmi, non vorrei dire cavolate, però siamo due atlete a rappresentare sia l'800 che il 1500, e non era mai successo, mi sa, che due rappresentassero aree. Ah, ok, quindi nuoterete tutte e due le specialità, sia l'800 che il 1500. Perfetto, sì, sì, assolutamente. Ricordiamolo quindi a questo punto, perché facciamo, diamo gli appunti. Il 26 luglio 1500. Poi l'800 non me lo ricordo quando c'è. Vischio, andiamo a controllare per favore la data della gara degli 800. Stile lì 29. Beh, forse il 29 oppure il 28, che era la data che mi ero segnato io sbagliando, però magari forse no, chissà. E facciamoglielo vedere a sti giapponesi come si fanno i 1500. Vero, hai ragione, Vischio. Però vediamo quando glielo faremo vedere come si nuotano i 1500 e gli 800. Importante. Però a Rio invece c'erano le gare in acqua aperte, no? Sempre. Che ci saranno anche. Sì, però sì, solo 10 km si fanno le Olimpiadi. Idem a Tokyo anche. Sì, a 10 km c'è sempre stata. Sì, quello. Non me lo ricordavo. Va bene, no, ancora non abbiamo notizie dal nostro coordinamento. Però vabbè, insomma, il 26 indubbiamente ci sono i 1500 metri. Poi gli 800 dovrebbero essere dopo. Quindi voi attaccatevi al televisore dal 26 luglio e poi prima o poi vedrete Martina e Simona nuotare anche gli 800. E... Mario è l'uomo, devi sapere, è il nostro follower delle domande domande alte, chiamiamole domande alte. Qual è il primo piatto che mangerai dopo le Olimpiadi? La carbonara. Per forza. Carbonara di mamma. La carbonara di mamma, giustamente. Quindi però devi tornare a Rieti
prima di poter mangiare la carbonara di mamma. Dopo Tokyo torno a casa un paio di giorni, assolutamente. Beh, per forza. E speriamo tutti in realtà di poterti accogliere. Esatto, Mario, è colpa tua che fai domande banali. Quale poteva essere il primo piatto dopo Tokyo? E va bene, Marti, io intanto inizio a sentirmi in colpa perché tu è un'ora che sei chiusa in macchina. Però ci ha fatto veramente un sacco piacere averti qua e chiacchierare con te, conoscere innanzitutto il 29, avevi ragione te, il 29 le finali degli 800 metri. Le qualifiche? Allora no, Vischio ci dice il 29 le finali. Forse... No? No. No, perché di solito c'è 26 qualifica, 27 finale, poi c'è un giorno di riposo, poi c'è qualifica degli 8 finale. Perché noi facciamo la qualifica il giorno dopo facciamo la finale. Va bene. Poi evidentemente le date certe ancora non ci sono, perché neanche nello schedule... Del sito ufficiale di Tokyo ci sono le date tipo dal 26 sempre tipo interrotto proprio esatto, voi dal 26 tanto, allora Martina ha preso un biglietto dell'aereo per Tokyo il 25 il no, quando hai detto? Io parto il 12 proprio in largo anticipo, ricordiamo che le Olimpiadi inaugurano l'11 e quindi lei sarà lì pronta. L'importante è che voi vi facciate trovare altrettanto pronti sia il 26 per tifare Martina e Simona, ma anche dall'11 per tifare e sostenere soprattutto tutti gli atleti italiani impegnati Esatto, povera Marti che è un'ora che sta chiusa in macchina con noi, un'ora precedente in mezzo al traffico, l'ora precedente ancora in allenamento, quindi io vorrei salutarla. Saluto Kindred Maxi che come al solito è venuto a trovarci, ciao Kindred, è sempre un piacere, mi dispiace che tu sia arrivato tardi, spero che ti sia gustato gli ultimi minuti con Martina, ma potrai trovare... Ovviamente l'intervista sul nostro canale Twitch appena la chiuderemo sarà lì caricata e da domani su tutti i nostri canali YouTube, Facebook e Instagram, nonché l'intervista e l'articolo sul nostro sito atletanews.sport. Marti, io ti ringrazio veramente, veramente tanto perché non solo sei una atleta fantastica, ma sei anche... Una bella persona, mi ha fatto veramente piacere parlare con te. È sempre un'emozione parlare con chi poi andrà a portare alto, insomma, la bandiera e il tricolore. Quindi da tutti noi della redazione veramente un grande in bocca al lupo. Ci teniamo in contatto, grazie. No? Sì, assolutamente. Un messaggino da Tokyo, un messaggino da Tokyo ce lo aspettiamo. Lo manderò. Va bene. Grande, ti ringrazio veramente veramente tanto. Un abbraccione. Ciao a tutti. Ciao Marti, ciao. Io nel frattempo ne approfitto per salutare, ovviamente ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, ci sono stati a sentire e che ci seguiranno e ci sentiranno poi anche nelle prossime edizioni, nei prossimi contenuti. Non mi resta che ringraziare, ovviamente, giustamente, doverosamente chi dall'altra parte permette che tutto vada come deve andare, ovvero Nicolò Masini, il nostro producer art director, Mattia Mingione, regista che tutto vede e tutto tocca. Dall'altra parte lo avete sentito nominare, seguito in chat, Vischio, il nostro moderatore, nonché il nostro redattore eSport che è già al lavoro su un sacco di novità. Io vi ricordo l'appuntamento di domani, classico giovedì, con l'Atletalk con Federico Marconi e Martina Procaccini. Domani sarà con noi
ci torna a trovare Simone Ferraris. Parleremo di Euro 2020, ovviamente, di quello che è successo agli ottavi, di quelli che saranno i quarti che andremo a vedere, a seguire, di come quasi tutti i pronostici di Federico Marconi siano stati sballati. Quindi andremo a vedere, a sentire le scuse di Federico Marconi e se si è preparato meglio per i quarti di finale. Poi non dimenticatevi venerdì Studio League qui con Deugemo per seguire tutte le news, le novità, le anticipazioni per quanto riguarda le leghe nazionali e internazionali di League of Legends. Io ho ricordato tutto, non mi resta altro che invitarvi a lasciare il follow sul canale Twitch, a lasciare una subscribe che è sempre ben accetta e ci aiuta a portare avanti tutto il lavoro. Seguiteci anche sui nostri social, quelli li ho già ricordati, li trovate sempre nelle informazioni. Con questo è tutto e posso chiedere a Mattia di spengere tutto. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!